Expect from the second chapter? Yeah, well, what it is, one is the beginning, and two, it just gets harder. Uh, there's more surprises, uh, things that you don't expect, um, and you realize that it just gets harder. And the third one will be the same. It will have more surprises, but the, ultimately, it just gets harder for the people who came west. Um, it was a um, it wasn't something that happened overnight. It, the people it took us 200 years to move across the United States, 2-300 years and it was uh, always a struggle. Il primo è l'inizio, il secondo um, le cose si fanno più difficili, più dure, ci saranno delle sorprese, eh, ma ci saranno soprattutto qualcosa di più duro, di più difficile e questo succederà anche per il terzo, sarà la stessa cosa, ancora più dura e più difficile perché non è un qualcosa che si è verificato dalla mattina alla sera, ci sono voluti 200, forse anche 300 anni per attraversarli tutti gli Stati Uniti ed è ehm, un qualche cosa che ha richiesto fatica e tempo. So many the people that came west were from Europe, and so the people that traveled west sometimes didn't know each other's language. And yet the West was filled with people who had been there for thousands of years. And so it was an environment for violence in the sense that the people that were coming out were there to take the land from the people who had been there forever. And so it was, um, it, it's, uh, a, it's a, a big part of our history. È eh, una situazione, è stata una situazione che comunque è stata anche di grande confusione perché coloro che avviva, arrivavano nel West erano praticamente tutti europei, persone che magari avevano anche viaggiato molto poco, quindi non conoscevano le, la lingua degli altri, non sapevano comunicare, non sapevano parlare. Però eh, sono andate in, una, in, in zone, in aree dove c'erano persone che magari c'erano anche da migliaia di anni. Quindi è stato un ambiente in cui è stata presente molto la violenza. Non è stato un qualcosa di semplice. and there was also over 500 nations that were there so 500 nations were dismantled by the movement west uh, from europeans 500 nations are no longer with us Tra l'altro, eh, in quei territori c'erano 500 nazioni che sono state praticamente smantellate, sono state schiacciate eh, e cacciate dall'occidente con l'arrivo degli europei, quindi queste 500 nazioni non esistono più. We were not very tolerant of each other and uh, every every country when you fly over in a plane you don't see the borders like you see maps. We see rivers, you see mountains, but there was cultures all over Europe and same in America. And we had, uh, we didn't have a tolerance for each other. We took what we wanted, you know, violence is a way of the world and hopeful and every border that you see on a map, it was, it was, it was conceived in blood. It could. Il problema è che noi non siamo tolleranti gli uni rispetto agli altri. Quando eh, tu vai in un altro paese e viaggi e viaggi in aereo, se guardi dal finestrino, non è che vedi confini, non vedi la demarcazione dei confini, vedi montagne, vedi fiumi. Eh, I confini sono segnati sulle cartine geografiche, sono segnati sulle mappe. Purtroppo noi non abbiamo tolleranza gli uni nei confronti degli altri. Quello che vogliamo ce lo prendiamo e la violenza è il modo in cui il mondo si muove e agisce. E purtroppo i, i confini sono stati concepiti, sono stati creati col sangue. There was no difference in America. L'America era lo stesso come il resto del mondo. It just was settled, uh, it was refined, but there was war, there was bloodshed. E lo stesso si può dire dell'America: non c'è differenza rispetto al resto del mondo. Eh, un paese che poi. Eh, ha avuto i suoi insediamenti, è diventato ancora più sofisticato, ma comunque, come il resto del mondo, tutto quanto è stato conquistato col sangue. Mi sento felice che abbiano potuto avere la vita che ho avuto. A volte c'è un feeling che posso fare qualsiasi cosa che voglio, che non è veramente corretto, ma la verità è che ho l'opportunità di fare quello che voglio. Because I live in a free nation, and if I'm willing to risk my own money, if I'm willing to risk my own reputation to do what it is I dream about, I have the right to do that. And so in America, you know, a lot of things are about making money, and it's not like I don't want money, but I don't want money to dominate what I dream about. It can't be the things so if i need to give up some of the things that i've earned in order to fulfill a dream i don't want the good things that i have which i value to be so important to me that i can't fulfill my dream intanto mi sento molto fortunato per aver potuto condurre la vita che ho Eh, per aver avuto la vita che riesco a condurre, a volte la, si, si ha la sensazione che uno, che io possa fare tutto quello che voglio ma non è esattamente così non è giusto, certo sono in grado di fare quello che voglio tutto quello che voglio perché vivo in una nazione libera e quindi se sono disposto a rischiare, se sono disposto a eh, anche rischiare i miei soldi la mia reputazione per cercare di ottenere, di raggiungere quello che è il mio sogno, ho il diritto di farlo lo posso fare e... e questo, in America eh, puoi, se vuoi, cercare di eh, ottenere, di raggiungere il tuo sogno, il tuo obiettivo e, e non è che devi per forza fare soldi. Ci sono delle situazioni in cui magari devi e, e, e decidi anche di rinunciare a determinate cose, ma magari ci sono eh, momenti e situazioni in cui non ti va di rinunciare alle cose belle, alle cose positive che hai o alle cose per le quali, che, per le, alle, per le quali tu hai eh, un, certo, eh, un certo rapporto, con le quali hai un certo rapporto, per le, che, che consideri cose di valore. and that's a good business if you keep repeating the same thing that's a good business but it's but it it also doesn't for me though it doesn't allow me to dream other dreams and to take other chances E puoi anche magari essere pagato, pagato per ripetere i tuoi successi e può essere un buon business perché ti pagano per fare sempre le stesse cose, per ripetere un successo che già hai avuto, ma questo non mi consente però eh, di sognare altre cose e anche di eh, cogliere altre opportunità.